Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo accennato nel video di ieri riguardante la decklist del gadget, oggi ho caricato anzi un nuovo video riguardante la decklist del Cyber Drago. Lo faccio oggi perché probabilmente questo weekend non riuscirò a caricare altri video, però non si sa mai, però 60% che non posso. È il mio cane appena entrato in camera. Inoltre vi avviso che questo è il video che non ho potuto caricare mesi fa, mesi e mesi fa, mentre ero a Roma per i corsi universitari, appunto, ero impegnato con lo studio. Comunque sia, non facciamo chiacchiere e andiamo avanti. Aggiungo poi che la decklist era rimasta invariata almeno fino a ieri. Perché fino a ieri? Perché ieri stavo su Skype con un mio amico, L, che saluto, che è un amante di questo archetipo e soprattutto del Cyber Drago, quindi che è la sua carta preferita se non erro. E insomma, ci siamo scambiati varie opinioni e inizialmente, anziché giocare i Kaiju, io giocavo due Honest e una tartaruga elettromagnetica. Gli Honest li ho reputati molto buoni contro Monarch, un out contro Monarch, oppure di solito per togliere Infinity dal campo si cerca di togliergli il materiale e andargli quindi sopra di attacco, attivare qualche altro effetto. Però a volte si cerca anche di andargli sopra e diciamo che l'Honest era una carta ideale per evitare che venisse distrutto. Tuttavia poi ho deciso di giocare i Kaiju perché li ho trovati molto più versatili in questo mazzo. Perché allora, contro Monarch toglie così. Cosmo, stessa cosa. BA è pericoloso se ti fa farfa su Infinity o un altro Exhibit, roba così, insomma. Niente fastidioso. E una cosa da non sottovalutare, ottima direi, è che questo Kaiju è addabile di questa. E involontariamente alla fine ho già iniziato ad analizzare il mazzo, diciamo così. Quindi andiamo avanti con 3 Cyber Dragon Core, che è una carta veramente grossa, direi. Ti adda una spell trap cyber, in questo caso questa qui, che ci permette anche di adare lui e gli altri. E da non sottovalutare anche l'effetto che si attiva al cimitero, non a caso giochiamo anche Foolish Burial. Poi, naturalmente, 3 Cyber Dragon, 1 Zwei, 3 Drei, che oltretutto mi ha fatto notare il mio amico che conosce il tedesco. Significano Cyber Drago 1, 2, 3 mi sembra lui, lì dovrebbe essere Cyber Drago 3. Proseguendo abbiamo 3 Galaxy Soldier, l'aumento di prezzo lo tratterò nel FAQ Time perché me l'hanno anche chiesto. Poi doppio Veiler e doppio Maxi come Hand Trap che sono grossissimi insomma. Per le spells molto standard direi, 3 Cyber Repair Plant, 3 Power Bond. 3 duplication, carta veramente grossa con il core. Evochiamo core, facciamo questa e evochiamo due bei cyber draghi dal mazzo così. Poi Overload Fusion che penso di voler portare a due in qualche maniera. Due instant fusion, niente da dire. Doppio twin twister per levarci le trappoline fastidiose al mazzo e quindi OTKare il più velocemente possibile. Raigeki, Foolish Burial, già detto il motivo. E Limited Removal. Che poi Foolish è anche buona perché insomma se non abbiamo target con questa abbiamo tra virgolette briccato, possiamo insomma attivarla grazie alla Foolish. Infine per le trappole gioco semplicemente 3 Reckless Greed che se non vi piacciono potete sostituire con 2 Solemn Strike e un Solemn Warning. Extra gioco naturalmente 2 Nova, 2 Infinity, un 61, Pleiades, Zenmaio e poi per le fusioni un Panzer Dragon, un Secroid perché un Secroid perché può capitare quella volta in cui ti spaccano il Cyber Dragon Nova. E l'Oppo stranamente mi era resistito tipo 800, 1000 e qualcosa, ho avuto il culo di picchiarlo diretto e chiudere la partita. Doppio Rampage Dragon, enorme, Fortress Dragon, inutile parlare. Un Cyber Drago gemello, Cyber Twin Dragon e infine questo ciccione da 4000 che lo gioco per lo stesso motivo, o meglio, un motivo simile a quello del Secroid. Questa era la mia decklist del Cyber Drago, mettiamo in evidenza Infinity perché è troppo figo, eccolo qui. E niente,
Lasciate mi piace, tanti mi piace, commenti e ripeto come per lo scorso video, se avete qualche domanda da farmi, scrivete qui sotto nei commenti, hashtag fuck, poi modificheremo la sigla più in là, e chiedetemi insomma quello che volete. E boh, prossimi video, ho in mente qualcosina, ma devo vedere cosa buttare giù. Per il momento non mi viene altro da dire, quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, manco poco ai 2000 iscritti, ce la possiamo fare, ce la voglio fare, e senza di voi non posso, quindi help. Lasciate tanti mi piace, commenti e non so, condividete i miei video e seguitemi sulla fanpage Facebook per qualsiasi movimento del canale, qualsiasi novità o magari potete scrivermi lì se vi serve qualcosa, insomma. E niente. Arrivederci al prossimo video.